Ufficiale la mancata candidatura del sindaco di Villa di Serio Bruno Rota per il terzo mandato. Il primo cittadino traccia il bilancio di questi anni. Spiccano i lavori di Villa Carrara e la sistemazione dello skate park. Una serata dedicata al lupo a Clusone, raddoppiata la presenza dell'animale sul suolo regionale nell'ultimo anno. 70ª edizione per il carnevale clusonese. 7 carri iscritti per la sfilata del Martedì Grasso. 5 gruppi mascherati. La sfilata dei bambini posticipata a lunedì per maltempo. Buonasera a tutti i telespettatori e bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Apriamo dalla cronaca un doppio intervento dei soccorsi nell'arco di pochi minuti questa mattina ad Alzano Lombardo. Il personale del 118 è entrato in azione per 2 infortuni. Il primo intervento è scattato intorno alle 10.45. Un uomo di 67 anni si è infortunato mentre stava svolgendo un'attività sportiva in un luogo impervio nella frazione di Burro. Sul posto sono state inviate l'auto medica e un'ambulanza dei volontari di Selvino, allertate anche le squadre del soccorso alpino della media Valle Seriana. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo. Soccorritori in azione anche poco dopo le 11 in via Guglielmo d'Alzano. Un giovane di 32 anni è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro. Sul posto sono intervenute l'auto medica e un'ambulanza. Il giovane è stato trasportato in ospedale con codice giallo. I volontari della Croce Rossa di Alzano Lombardo sono poi intervenuti nel pomeriggio per soccorrere un uomo di 77 anni sulla pista ciclopedonale a Nembro. L'episodio è avvenuto poco prima delle 15. Dalle prime informazioni, con tutta probabilità, l'uomo è stato colpito da un malore mentre si trovava in una zona non lontana dal centro sportivo Saletti. Sul posto sono stati inviati i soccorsi, precisamente un'ambulanza, i volontari alzanesi e un'automedica. L'uomo è apparso subito in gravi condizioni ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Seriate. Torniamo ora a parlare delle prossime elezioni comunali. Ufficiale la mancata candidatura del sindaco di Villa di Serio, Bruno Rota, per il terzo mandato. Il primo cittadino traccia il bilancio di questi anni. Spiccano i lavori nella casa comunale e la sistemazione dello skate park. Anche a Villa di Serio quest'anno va al voto. Dopo 2 mandati, qual è la scelta del sindaco che avrebbe la possibilità quindi di proseguire con un terzo mandato? Allora, il sindaco in questione, cioè il sottoscritto, ha ritenuto per una serie di motivazioni che vanno anche personali di passare il testimone, spero, a un nuovo sindaco, perché ritengo di avere in questi 10 anni da sindaco e 5 da assessore, ritengo di aver dato il mio contributo alla nostra comunità. Per cui sicuramente col tempo qualcosa, sicuramente darò la mia disponibilità per impegnarmi in tante di quelle attività di volontariato che ci sono nel nostro comune, come in tanti altri comuni, però al momento vorrei prendermi qualche momento di pausa e di riposo per soprattutto alleggerire la testa. Il gruppo comunque va avanti e si sta lavorando per la prossima... Assolutamente, sì, si sta lavorando. Il gruppo, siamo sulla buona strada per riuscire ad avere un gruppo anche valido, perché poi amministrare non è, in questi tempi è abbastanza difficile, però contiamo ragionevolmente di riuscire a presentarci con una lista che raccolga il testimone di questi anni di Villa Aperta. È importante avere una squadra perché il sindaco ovviamente non arriva dappertutto, non è l'uomo che risolve tutti i problemi, ma come dalla mia esperienza è che ho avuto la fortuna di contare su una squadra di assessori e consiglieri preparati che avevano voglia di fare, e credo che i risultati, ovviamente quelli li giudicheranno la popolazione, però crediamo di aver fatto in questi anni, di aver raggiunto poco gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio del nostro mandato in termini di gestione del sociale, delle famiglie, dell'ambiente che c'è attorno, per cui che erano poi i punti cardine del nostro programma. Ritengo che in questi anni, pur con tutte le difficoltà che ci sono state, se pensiamo al periodo del Covid, ci rendiamo conto che questi sono stati 5 anni probabilmente irripetibili per, chissà, per i prossimi decenni, speriamo, visti
visto quello che è successo. bilancio di questi anni, quindi. Beh, un bilancio di questi anni è sicuramente positivo, anche perché diciamo, il Covid è stato ovviamente un periodo tragico, ma è stato anche, ma ha dato anche il là a tutta una serie di interventi che sono stati possibili grazie ai fondi dallo Stato, dal PNRR, per cui si è generata, diciamo, un grosso movimento dal punto di vista delle opere che non avremmo mai potuto fare contando solo sulle nostre risorse. Per cui, dopo un periodo, diciamo, di fermo quasi totale dovuto al Covid, la Regione, lo Stato hanno erogato parecchi finanziamenti e questo ci ha consentito di mettere in programma alcune opere che non avremmo mai potuto fare con le nostre risorse. Questo vale per il comune di Villa, ma vale un po' per tutti i comuni d'Italia. Cambiamo argomento, una serata dedicata al lupo a Clusone, raddoppiata la presenza dell'animale sul territorio regionale nell'ultimo anno. Da Airsaf Lombardia e dal progetto Life Wolves Alps arriva il messaggio che la convivenza è possibile. Una serata a cura di Airsaf, ente di Regione Lombardia, è dedicata ai cacciatori, spettatori interessati ma non protagonisti, riguardo alla problematica del ritorno del lupo sulle orobie. Innanzitutto, grazie al tecnico Enrico Ferraro, inserito nel gruppo di lavoro del progetto Life at Wolf's Alp, si è fatta un'analisi accurata dell'attuale situazione a livello regionale, dove in un anno si è passati da 4 a 8 branchi solo nella parte alpina, una situazione letteralmente esplosa nel giro degli ultimi 3 anni. Nel corso della serata si è anche sfatato un mito sulla quale soprattutto gli anticaccia pensano al lupo come regolatore della presenza del cinghiale e anche del cervo. Gli studi dicono invece che il lupo può avere incidenza sulla morte dei caprioli negli inverni più freddi, mentre non è rilevante nelle popolazioni degli altri ungulati, quasi nullo sul camoscio. Il messaggio finale arrivato dagli organizzatori è che la presenza del lupo sarà una costante nei prossimi anni e che la coesistenza è possibile. Poco dell'idea invece gli allevatori presenti, che si sentono ancora una volta abbandonati dalle istituzioni. Per loro il pensiero di andare in alta montagna la prossima estate con la paura di vedersi attaccati i loro animali è ancora forte. Cambiamo argomento, un episodio che ha lasciato basiti i cittadini della piccola comunità di Lonno, frazione di Nembro. Un furto è stato commesso nella chiesa parrocchiale. Sono spariti gli oli sacri e alcune reliquie. Sentiamo. Siamo nella piccola Lonno con il parroco Don Roberto Zanini. Registriamo questo tentativo di furto che più del lato economico pesa sul lato spirituale. L'altro giorno è successo che verso le 2:30, tre, non so bene quando, ma una signora entrando in chiesa ha visto uscire un ragazzo, o meglio, un giovane sull'altare. Come l'ha vista, ha fatto un balzo, è sceso e si è messo a far finta, credo, di pregare davanti all'altare della Madonna. Prima che lei lo vedesse un po' bene, si è messo il cappuccio che aveva nella giaccone, la felpa, se l'è messo sul capo e poi dopo è uscito come se fosse un fedele che ha finito di pregare. L'ha rincontrato poi fuori dalla chiesa e ha notato che era uno alto, magro, con capelli scuri e nient'altro. E questo che correva verso lo Zuccarello, il santuario Zuccarello, dove ieri un mio parrocchiano ha trovato all'inizio del sentiero i resti, diciamo così, di quello che era stato poi rubato. Io non me ne ero nemmeno accorto perché mi sono accorto soltanto l'altro ieri del tabernacolo rotto. Ho visto che era un po', non riuscivo a aprirlo e ho visto che era stato scassinato. Poi ho provato ad aprirlo e adesso i miei volontari me l'hanno già aggiustato un pochino. E ho notato che c'era una statuetta che gli mancava un ferretto, una specie di forcone, che ne so io cosa sia, non mi ricordo, però probabilmente ha fatto forza con quello per cercare di aprire il tabernacolo. Non so per quale motivo, perché nel tabernacolo una pistita che mi costa 20 euro, più che altro ho pensato magari a qualche idiota che vuole fare le messe nere, non so, magari prendendo le particole. Però poi ho notato ieri, quando poi questo signore di Lonno ha trovato i contenitori degli oli sacri, che sono stati rubati appunto gli oli, l'olio catecumeni, il crisma, l'olio per gli infermi.
e anche dei medaglioni che contenevano delle reliquie, erano sull'altare appesi al busto dei papi, e ne hanno rotto uno, ne ha portato via un altro, e non so cosa gli serve, però non credo. Grande danno economico assolutamente non ce n'è. Questa mattina vado a comprarmi ancora i miei contenitori degli oli. Però mi fa un po' pensare il fatto che sarà uno un po' fuori di testa che si diverte a tenere ossicini o resti di reliquie, oppure magari qualcuno che vuole utilizzare particole per le messe nere, non lo so. Tanta gente comunque ha fatto sentire la sua vicinanza per questa situazione. Sì, tantissimo. Ho pubblicato sui social quello che è accaduto, così anche per conoscenza, perché se qualcuno avesse visto qualcosa mi avrebbero magari informato. Infatti subito mi hanno detto che ho visto questo, ho visto quell'altro, così quindi ho un po' identificato questo personaggio, e quindi ringrazio veramente tutti quelli che con i messaggi o con le risposte che mi hanno dato mi hanno fatto sentire la vicinanza, e mi hanno fatto capire quanto comunque, al di là che uno viva la sua fede attiva o meno, ci tenga tanto alla Chiesa, alle cose della Chiesa e alle cose sacre, che sono sacre, intoccabili. Ci tenete tanto anche voi, è il vostro punto di riferimento la Chiesa, e rimane sempre aperta, comunque non cambierà idea. Eh sì, penso che la Chiesa viene aperta la mattina e viene chiusa quando poi pomeriggio celebriamo la messa, e se non c'è la messa al pomeriggio a un certo punto viene chiusa, ma tutto il giorno è aperta. E infatti quando mi capita di venire in Chiesa per qualcosa, ma trovo sempre qualcuno, poi siamo in una zona bella per camminate, per passeggiate, e tantissimi che vanno al Monte Podona, vanno a Selvino o vanno a fare le loro camminate, si fermano a fare una visita in chiesa, quindi per questo è bello che sia aperta la chiesa. Apriamo la pagina dedicata al carnevale, sono 7 i carri e 5 i gruppi mascherati finora iscritti alla sfilata di carnevale del Martedì Grasso a Clusone. Il maltempo è invece costretto a spostare da sabato a martedì la sfilata dei bambini. La 70ª edizione del Carnevale clusonese è stata presentata oggi. Per noi c'era Nicola Androletti. Un traguardo importantissimo per il Carnevale clusonese, 70ª edizione, come sempre l'attesa è soprattutto per la sfilata del Martedì Grasso. Che cosa possiamo dire, che cosa possiamo anticipare a pochi giorni da questo appuntamento? Carnevale ogni scherzo vale, e il meteo pensava di farci lo scherzo, di farci annullare tutto, invece fortunatamente martedì sarà bello, ma sarà bello anche lunedì, e quindi abbiamo deciso di posticipare la sfilata dei bambini, che era in programma il sabato, al lunedì, proprio perché crediamo che il carnevale è soprattutto dei bambini e sicuramente non dobbiamo tradire le loro aspettative, le loro risate, perché dobbiamo trasmettere a loro qual è il vero senso di questa manifestazione. Alle mie spalle, in queste fotografie, c'è proprio la storia del carnevale, nasce proprio da lì, da Re Uovo, nell'occasione in cui Mario Pio, fondatore dei Baradei Alegher, aveva deciso di realizzare un carro ai tempi della manifestazione che veniva effettuata in Collina Verde. Questo carro poi ha deciso di riproporlo nelle sfilate successive. Dal 1953 in poi nasce la vera e propria sfilata dei carri allegorici. Una sfilata che risale al 1948, si è perso qualche anno, però diciamo che nel 1953 nasce la vera e propria sfilata dei carri allegorici. Una tradizione che per Clusone, io in quanto clusonese, ritengo sia la tradizione principale e che apre l'anno degli eventi, quindi quando parte bene il carnevale tutto il resto è in discesa, perché per noi della Turismo Pro Clusone è la manifestazione un po' più importante, più difficile da organizzare, in quanto comunque un tempo magari la si faceva prettamente su Clusone. Oggi, per arrivare ad avere un livello alto di partecipazione, ovviamente dobbiamo contare anche su comunità, oratori che vengono da fuori. Una sfilata qua del martedì, che ad oggi abbiamo 7 carri iscritti e 5 gruppi mascherati più 3 gruppi ad invito, quindi abbiamo 16 gruppi che sfileranno, e questo ci fa davvero piacere. Si sta tornando come un tempo, non siamo a quei livelli perché anni fa erano iscritti addirittura 18, 22, 23 carri, quindi
È vero, è difficile tornare lì perché i tempi sono cambiati, le usanze sono cambiate, però già dall'anno scorso a quest'anno abbiamo due carri in più e questo ci fa ben sperare. Novità di quest'anno sta proprio nei 70 anni. Ci hanno chiesto i familiari di Mario Pio, fondatore dei Baradeia Leger, nonché appunto colui il quale ha iniziato la sfilata dei carri, ci sarà un premio particolare, speciale, dedicato a lui. Questa 70ª edizione del Carnevale è un traguardo significativo per una manifestazione che è veramente ormai nella tradizione di Clusone. È un traguardo che non tutti possono vantare e di cui siamo molto, molto orgogliosi. È un lavoro grandissimo che la Turismo Pro Clusone sta facendo e, come hai appena detto, è una tradizione che caratterizza Clusone da tantissimi anni. È uno di quei momenti durante l'anno che un po' tutti i clusonesi e tutta la gente del nostro territorio aspetta per venire appunto soprattutto al Martedì Grasso per le vie di Clusone a vedere la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati, ma anche per vivere proprio questo spirito. Carnevale significa allegria, gioia, spensieratezza, e quindi c'è proprio voglia di questo. E quindi i miei ringraziamenti vanno soprattutto a Turismo Pro Clusone per il grandissimo lavoro che stanno facendo, a tutti quei gruppi, quelle associazioni che decidono di mettersi in gioco spendendo energia, anche soldi, per la creazione dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. E quindi ecco, l'amministrazione proprio in questa riscoperta delle tradizioni è sicuramente al fianco di Turismo Pro Clusone. Novità di giornata per il Carnevale di Albino, la sfilata che unisce gli oratori del centro di Desenzano, Comenduno e di Bondo è stata invece rinviata a domenica 18 febbraio a causa del maltempo previsto nel prossimo weekend. Ultima pagina, parliamo di cani, è un argomento spesso sentito da chi possiede un amico a quattro zampe o anche per chi non ne ha, ma ancora troppo spesso è costretto a trovarsene davanti uno senza guinzaglio. Andiamo a vedere cosa dice la legge, soprattutto il buonsenso. Parliamo di una problematica che riguarda appunto i padroni di cani, i cani in genere. Capita spesso di incontrarsi davanti ai cani slegati e a volte può succedere il peggio, come è successo all'inizio dell'anno. Esattamente. Allora, è successo che all'inizio dell'anno, zona Grassobbio, dove c'è il parco dell'Osi, quindi dietro anche al nostro super rifugio del canile di Seriate, io con la mia proprietaria, con una maltesina piccolina, oltretutto arrivata proprio per la famiglia nel nostro Natale del 2023, siamo usciti per fare la nostra passeggiata. E noi chiaramente eravamo al guinzaglio con tutta la famiglia. Improvvisamente dall'altra parte c'è arrivato un proprietario con il suo pitbull femmina libero, ok? Nel momento in cui io mi sono accorta chiaramente che stava arrivando il pitbull, mi sono messa lateralmente sulla strada, ma è stato troppo tardi perché nell'arco di 5 secondi la pitbull si è scaraventata sulla nostra piccolina, la nostra piccola maltesina. E abbiamo cercato di intervenire chiaramente. Oltretutto si è fermata anche una coppia in macchina per aiutarci, ma la piccola cagnolina era già praticamente mezza dissanguata. Il proprietario si è scusato in qualsiasi modo, dicendoci anche che era la prima volta che succedeva, come capita di sempre di ricevere queste risposte. Chiaramente noi siamo intervenuti tempestivamente portando la nostra piccola maltesina dal veterinario, ma durante la notte il cuore ha ceduto. La legge cosa direbbe? Allora, la legge prevede che i nostri cani, pur bravi che siano, soprattutto su strada, devono andare al guinzaglio. Solo e obbligatoriamente al guinzaglio. Dovrebbero essere anche al guinzaglio durante le passeggiate in montagna, nei boschi, nei campi, ma soprattutto ricordiamo che in passeggiata in un contesto urbano il cane va tenuto solo e esclusivamente al guinzaglio. Ok, non esiste più purtroppo una legge che prevede che esiste cane cattivo, cane non cattivo, anche perché il pitbull che ci ha attaccato non è un cane cattivo, è geneticamente perfetto lui, ok? Sta a noi proprietari, noi padroni di cani, intervenire su questa cosa. Quindi da buon proprietario e da educatrice io vi consiglio di tenere i vostri cani sempre al guinzaglio e di tutelare voi, i vostri cani e anche le altre persone, gli altri cani. Cosa rischia il proprietario in questo caso? Allora, la legge è molto vaga, perché siamo in Italia, quindi la legge è molto vaga, va da una sanzione a, potrebbe essere anche il ritiro del cane, quindi il sequestro del cane, chiaramente. Quindi bisogna capire la legge nella nostra italiana, ma soprattutto anche la legge regionale, che cosa dice in base a quello che poi appunto avvocati e assicuratori decideranno. Quindi ecco, attendiamo.
più che altro neve in questo momento, la nostra piccola Maltesina non c'è più. Torniamo ora a Clusone. Festa ieri sera all'Osteria De Gepe. Il locale ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività. Si festeggia questa sera all'Osteria De Gepe di Clusone, si festeggia un bel traguardo, un traguardo importante, 50 anni. Vogliamo raccontare un po' la storia di questo locale, come è nato tutto? È nato che siamo partiti all'avventura, l'abbiamo preso in affitto per 3 anni, poi hanno deciso di comperarlo e morirò qui, di sicuro. Se riesco a affittarlo sarebbe meglio, altrimenti cederemo alla prossima generazione. Chi ha iniziato l'attività? Abbiamo iniziato tutti assieme perché si andava ancora a scuola, ma venivamo a casa, bisognava andare dietro al banco perché la mamma doveva andare in cucina a preparare da mangiare. Hanno iniziato quindi i vostri genitori, ricordiamo come si chiamavano? La mamma. Giacomina la mamma e Geppe il papà, che poi ha preso il nome Osteria De Geppe, ma è dal 1896 che è intestata Trattoria degli Amici. Come si è evoluto un po' anche il locale? All'inizio com'era e poi come è diventato oggi? Era un locale di persone di su di età, si giocava a carte, siamo riusciti negli anni a cambiare praticamente clientela, i giovani mi seguono, meglio così, speriamo che di continuare. Ha aperto lei il locale la prima volta? Sì, la mattina alle 7 fino alle 8:30, perché poi io dovevo andare a lavorare perché ho sempre fatto un altro lavoro e questo è sempre stato il mio hobby. Come è cambiato anche il lavoro negli anni? Soprattutto che cosa chiedono adesso i clienti, che cosa chiedevano una volta? È sempre stata un'osteria, sarà sempre un'osteria e andiamo avanti così. È un lavoro non facile. No. 50 anni, glielo dico io che non è facile da gestire, però vabbè dai, si tira avanti. Però mi sembra di vedere anche dalla tanta gente che c'è questa sera che si è creato un bel rapporto con i clienti. Ci sono di tutte le categorie, dal vecchio al giovane alla mezza età. C'è da dire che la gente ci ha sempre voluto bene, ci ha sempre seguito. È stata anche la sede di Clusone Jazz. Per tanti anni. Per tanti anni, per tutti gli anni di Clusone Jazz. Tutte le associazioni, sia Clusone Jazz, sia lo Sci Club, sia il Coro Idica. È dal 1977 l'associazione del Club Cannisti Clusone, che tuttora il martedì sera si trovano tutti i martedì e vengono a trovarci. E adesso anche... E adesso la sede ufficiale... dell'Atalanta Club, che abbiamo avuto l'onore di avere qui Gasperini, Percassi, tutti, ci hanno seguito tutti. Veniamo ai programmi della serata su Antenna 2 alle 20:25, promo serio eventi. Alle 20:30 il programma di motori Paddock, alle 21:30 Stadium, lo sport di base, si racconta. Alle 22 True Italian Experience, alle 22:30 la seconda edizione del TG. Alle 23:05 la rubrica di sport invernali Ski Magazine, alle 23:45 la rubrica Il Sasso nello Stagno e a 00:30 la terza edizione del TG di Antenna 2. L'almanacco del giorno: domani venerdì 9 febbraio il sole sorge alle 7:27 e tramonta alle 17:41, la luna è nuova, sorge alle 7:41 e tramonta alle 16:54, la chiesa ricorda Santa Apollonia. E con questo è tutto, dopo il TG andrà in onda il TG Sport, la rubrica classica ma non troppo e le previsioni del tempo. A tutti voi una buona serata.